La diplomazia dei piccoli passi, ovvero l'Ostpolitik Vaticano di Monsignor Agostino Casaroli, è un nuovo volume scritto da un ricercatore storico che è stato presentato giorni fa in seminario a Bedonia. Pierluigi Previ. Qual era il quadro entro cui il cardinale Agostino Casaroli sviluppò la politica del dialogo con i paesi dell'est europeo? Quale fu l'affidabilità dei suoi interlocutori? E ancora, era davvero possibile stabilire un modus vivendi con regimi ritenuti persecutori e rimanere ugualmente fedeli alla propria missione sacerdotale? Le risposte a tali domande costituiscono l'oggetto del volume La diplomazia dei piccoli passi, ovvero l'Ostpolitik Vaticana di Monsignor Agostino Casaroli, scritto dal ricercatore storico pugliese Marco Lavopa e presentato presso l'Aula Magna del Seminario Vescovile di Bedonia. Un volume in cui si sostiene come il lavoro diplomatico del Cardinal Casaroli sia stato il frutto di una nuova stagione nella storia della Chiesa. Un'interpretazione che viene avvalorata facendo emergere due aspetti molto spesso lasciati in sordina. L'uno che ciò che riguarda la storia della Chiesa riguarda la storia del mondo e che le due cose non sono assolutamente separabili, prima cosa. Seconda cosa, faccio emergere la figura di Agostino Casaroli come sì il protagonista fondamentale di questa storia di dialoghi, ma allo stesso tempo un protagonista che è inserito all'interno di una stagione che ho definito all'interno del testo, appunto una stagione dei dialoghi, cioè questa modernità che... questa società moderna che si emancipa rispetto a quello che è stato, appunto il secondo filo mondiale e che a un certo punto tende di affrancarsi, e quindi questo nuovo mondo che fermenta e che rispetto a questo nuovo mondo la Chiesa non può sottrarsi appunto dal colloquiare, da interrogarsi. E come ho appunto detto durante la relazione, a mio modo di vedere questo è uno dei primi traguardi della Chiesa nell'epoca contemporanea, ossia una Chiesa che non è più solo e semplicemente autodifferenziale, ma che si interroga sul mondo e per il mondo. Una visione del ruolo della Chiesa concretizzatasi nel corso della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che protrattasi per 3 anni, dal 1972 al 1975, sfociò nei cosiddetti protocolli di Helsinki, all'interno della quale la Santa Sede è accolta e dove svilupperà quel cesto, cosiddetto cesto, come raccolta come paniere di documenti relativi alla libertà dell'uomo, i suoi diritti fondamentali, in particolare di quelli religiosi, oltre ovviamente a quelli civili, politici, eccetera. In questo contesto Casaroli riesce a collocare proprio nel quadro, nell'insieme, dei diritti fondamentali che tutti devono rispettare e fare propri, quelli di carattere religioso. E a questo testo, questo testo sarà firmato anche da rappresentanti di stati che al momento, al loro interno, certo non rispettavano la libertà religiosa delle persone. Un lavoro abile e paziente che, pur consacrando Agostino Casaroli come uno dei più grandi diplomatici a livello mondiale nella seconda metà del XX secolo, conferma anche il fatto che egli fu soprattutto un uomo di chiesa, un sacerdote. Questo è il discrimine che si può determinare appunto nella funzione di Agostino Casaroli. Non era semplicemente un uomo di chiesa in relazione a quello che era chiamato a fare, cioè a quello di interloquire con i paesi dell'est, con i governanti, e quindi a cercare, diciamo, il dialogo con l'interlocutore impossibile. La verità è che Agostino Casaroli era innanzitutto un sacerdote, come tale aveva una missione importante, cioè quella di salvaguardare la sua chiesa. Un picnic al tramonto immersi nel verde dei boschi di Corchia. Si apre questa domenica 21 il calendario di attività che vede ogni fine settimana e fino al 14 settembre una serie di iniziative ed escursioni per adulti e bambini alla miniera Pietra del Fuoco di Corchia di Berceto. Domenica alle 17 è previsto appunto il picnic al tramonto. Dopo l'escursione che porta alla miniera si potrà fare un picnic al crepuscolo nei boschi e passeggiare nel bosco con le torce. Il ritorno è previsto intorno alle 21:30. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni, mentre è gratuito l'ingresso per i minori di 6 anni.
Ricordiamo la rassegna concertistica nelle alte valli del Taro e del Ceno, Musica intorno al mondo, è giunta la sua seconda edizione. Domenica prossima, 21 alle ore 21, a Bedogna, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino, si terrà un concerto barocco con Silvia Sesenna al clavicembalo, Gianandrea Guerra al violino. Anche il secondo turno del Samp Camp di Bedogna si è concluso con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che registrano una massiccia sempre più importante di ragazzi. Potremmo così sintetizzare: Sampdoria Camp, un successo. Veramente alto il gradimento, grandissima la soddisfazione che ci ha visti per aver visto protagonisti Bedogna in queste due settimane, accompagnati da un 130 ragazzi circa, il camp della Samp. Noi siamo assolutamente fieri, orgogliosi appunto di questo risultato, soprattutto in una fase storicamente molto molto difficile anche per le famiglie, per cui ci è stata data grande fiducia e noi pensiamo di aver ripagato la fiducia di tutte le famiglie, garantendo un'attività che si distingue anche un po' per livelli, diciamo, di qualità, un'attività sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista educativo. Grandissima risposta, in particolare, questo va segnalato, da parte proprio della Valle del Taro, perché oltre alle consuete presenze da tutta Italia, la risposta fra i bambini di Bedogna, Borgotaro, Albareto, Santa Maria del Taro, Solignano, è stata veramente straordinaria, per cui addirittura siamo arrivati ad avere quasi 50 bambini di età media compresa tra i 6 e i 10 anni che hanno aderito, alcuni dei quali erano già stati con noi l'anno scorso, altri invece sono, diciamo, nuova linfa, e noi siamo veramente fieri di questo. Abbiamo ricevuto messaggi di congratulazioni, i bambini ci hanno mandato il disegno dell'omino Samp. Io direi che questo testimonia all'affetto che si è creato intorno all'attività, e noi chiaramente proseguiremo in questa direzione, cercando anno dopo anno di migliorare. Bedogna è in grado di offrire veramente tanto a questi ragazzi, a tutto lo staff che prende parte al Samp Camp, e l'intenzione è quella evidentemente di continuare a consolidare questa realtà, che è una bellissima realtà locale, ma non solo, perché ci arrivano addirittura anche dall'estero, vedi l'Ungheria e vedi tante regioni d'Italia che sono veramente lontane da Bedogna. E abbiamo parlato di camp della Sampdoria, parliamo di un altro camp che si tiene a Tornolo ed ha concluso proprio la scorsa settimana il suo primo turno. Si tratta ovviamente di un camp estivo che si tiene con successo presso la palestra comunale di Tarsogno. Sentiamo. È stato un periodo che è iniziato a metà giugno, devo dire con ottimi risultati. Tutte le settimane abbiamo ospitato maggior parte società emiliane, anche ligure di Parma, di Savona, di Genova e di La Spezia, dove sono stati fatti dei camp estivi per ragazzi. L'amministrazione comunale lavora sotto questo profilo da alcuni anni per preparare la stagione estiva, specialmente nel primo mese di giugno e di luglio. Poi automaticamente riprenderemo la seconda parte di questi camp, invece pre-raduni di calcio, dal 25 di agosto fino alla metà di settembre. Sta diventando questa iniziativa molto importante per noi, riusciamo a portare nel territorio del nostro comune, in particolare a Tarsogno, un'attrazione importante di giovani atleti, di giovani società, e quindi noi ci spenderemo molto su questa iniziativa e continuiamo a dire che questo deve essere uno sviluppo importante ai fini turistici, per le novità che il turismo offre, ma anche per le opportunità che lo sport abbinato al turismo, in realtà belle come le nostre, può offrire. Il meteo di domani, sabato 20 luglio, avremo cielo sereno, poco nuvoloso, sui rilievi al pomeriggio annuvolamenti temporanei cumuliformi con possibili locali brevi rovesci. Le temperature sono stazionarie oppure in lieve aumento, le minime tra 17 e 20 gradi, le massime tra 25 e 30 gradi, infine i venti saranno deboli. I programmi della serata: alle 20.45 la rubrica Salute e Società, alle 21.15 VIP Show Beach, alle 22 Epoca che Storia e il nostro TG a seguire. Grazie per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di serata, l'informazione torna domani. Arrivederci.